braccia alzate per smontarsi. Die Schauspielerin Anna Boccadano, die weitere Schauspielerin Barbara De Matteis, der Regisseur Gerardo Winsper, die Schauspielerin Celeste Casciaro und but not least, die Schauspielerin Laura Licchetta. Io giro sempre i miei film nel Salento per tanti motivi. Io amo molto la mia terra e tutta la mia vicenda artistica e anche cercare di capire l'anima di questa terra. Poi Tosto diceva, lo ripeto sempre, racconta del tuo villaggio, racconterai del mondo e al mondo. Il Salento è una terra, è un Finisterre. La fine dell'Italia, ma l'inizio di un mondo, poeticamente voglio dire, un mondo di fantasia, di avventure. Io sono molto fiducioso nel ruolo delle donne. Se le donne prendono in mano la situazione in Italia del Sud, ci potrebbe essere più speranza. Quando si è parlato di questo progetto, abbiamo discusso tantissimo. Io volevo capire bene dove dovevo arrivare e dove io potevo arrivare. Io non sono un'attrice, quindi se non ci fosse stato Edoardo, per me sarebbe stato molto complicato. E mi toccava molto anche emotivamente, perché si parlava molto del rapporto con la figlia, del rapporto con uomini che nella mia vita non c'erano. Quindi era molto toccante, molto forte. A un mese prima della partenza ho chiesto: ma sei sicuro che ancora vado bene? Se vuoi cambiare la attrice. Poi per quanto riguarda nel film il rapporto con mia figlia, semplicemente abbiamo trasferito alcune dinamiche esistenti nella famiglia e abbiamo trasferite lì sul set, modulandole a seconda di quello che era la richiesta, insomma. Conoscevamo le scene una ad una, quindi le studiavamo, già ci preparavamo. Ed è stato emozionante quando ho saputo che dovevo fare una parte. Edoardo, esatto, con mia madre ci siamo sostenute tanto e quindi c'è un'idea ancora di più. Io sono fiera di aver fatto questo film, perché questa figura l'ho sentita fortemente. Sono una madre e una nonna, e anche nel film. Grazie alla pazienza di Edoardo, spero che piaccia.